Andrea, sta a te a questo punto. Beh, sì, devo guidare Carmignano for Dummies, cioè voi non sapete cos'è Carmignano, ammettiamo, sappiate che è fra Firenze e Prato, ma in realtà è a Prato, ci costa dirlo ai miei fiorentini. Da dove si parte? La porta d'accesso è il Barco Reale, che è il nome della riserva di caccia dei Medici che avevano laggiù, c'è ancora il muro che lo dipinge ed è il vino, diciamo, d'ingresso, comunque fatto come Carmignano, quindi sangiovese in prevalenza e un po' di Cabernet, però impronta molto più peperina, molto più, si vede anche dal colore, spesso non fa legno, ne fa poco e quindi è molto immediato, godibile, è il vino di tutti i giorni, effettivamente è non so, come il dolcetto in Piemonte, come certi Chianti, è un vino d'approccio. Secondo te, Beppe, questo è uno di quei vini che oggi le persone apprezzano in maniera così quotidiana, quasi, come tipo di vino? Sì, certo, è un vino appunto da tutto pasto e sicuramente, come tutto il Carmignano, è un vino da bere sul cibo. Ah, sì. Questo te lo posso assicurare, che è vino, diciamo, osterie classiche della zona, appunto Prato Firenze, è il vino veramente della casa, è quasi sempre invariabilmente un Barco Reale. Poi si passa a Carmignano, diciamo che è l'espressione, diciamo, della più elevata della denominazione, quindi si parla di vini invecchiati almeno un anno. Sì, ma lì c'è la scritta, racconta, perché non capisco. Questa è la particolarità che ora Beppe ci deve spiegare, perché a portare quattro Carmignani, due riserve, due annate con quattro nomi diversi di etichetta è una cosa difficile, riuscire a giustificare le differenze, però ci sono. Sì, dunque, sicuramente è una grande confusione, ma a parte questo, alla piemontese. Sì, effettivamente ogni Carmignano proviene da una vigna e quindi è un il primo che ora ha preso è Montefortini, sì. Andrea, il Montefortini è per esempio una vigna di Arenaria, mentre Santa Cristina ha un terreno differente, Montalviolo è ancora diverso e Lerciana è diverso. Ecco, ma secondo te questo è una delle cose che può fare un vignaiolo, cioè uno come te che comunque, voglio dire, in vigna ci sei sempre, vede le piccole differenze e soprattutto anche perché non è una, voglio dire, un'azienda grandissima come Ettari la tua. No, sai, è anche una necessità perché le vigne hanno tempi di maturazione completamente differenti, quindi effettivamente noi vendemmiamo separatamente, quindi casomai è un pochino complicato portarli avanti fino in fondo, però è anche una grande soddisfazione. Quindi soddisfazione anche berli. Ecco.